Abbiamo assunto notevoli iniziative, consapevoli che la Regione è un ente di programmazione, di normazione, di indirizzo. L'operatività amministrativa riguarda gli enti locali, il sistema associativo delle imprese, il territorio nelle sue diverse forme. Quello che è certo, in questi 100 giorni siamo stati innovatori, esigenti, ambiziosi, avendo in mente precisamente le priorità di questa regione. Primo, la riorganizzazione della macchina amministrativa, stabilendo chi esattamente deve fare cosa. Siamo passati da 14 direttori regionali a 7 capi dipartimento e a un direttore generale sovraordinato che, se sotto non accade nulla e si perde tempo, lui avoca a sé e realizza adottando provvedimenti. Nasce la figura del commissario realizzatore. Abbiamo stabilito 171 milioni di euro per i depuratori, perché noi abbiamo i fiumi più sporchi d'Italia, che poi hanno reso anche per mesi e mesi non balneabile il nostro mare, che è il parco più grande di cui dispone l'Abruzzo. Ci siamo occupati di finanziare la banda ultralarga. Abbiamo, dopo 40 anni, determinato la copertura finanziaria e progettuale della Fondo Valle Sangro, che lo ha chiesto anche Marchionne e la Fiat. Adesso lanceremo per 5.000 giovani degli Erasmus regionali. Insomma, noi abbiamo in mente di fare in modo che si passi da una regione col punto interrogativo ad una regione funzione dello sviluppo e della crescita. E poi stiamo lavorando rigorosamente per completare il risanamento della sanità, il riordino dei conti e l'ottenimento di livelli ottimali di assistenza. Si sente di poter dire che ha fatto tutto quello che voleva in questi 300 giorni? Se dovessi mettere un voto, metterei 8 meno. 8 meno al Presidente, 8 alla Giunta, 8 più alla maggioranza che mi sostiene, perché sostenere questo livello, diciamo, di combattimento costante che noi abbiamo con i problemi e a favore delle ambizioni è molto faticoso. La cosa più impopolare che ha fatto, però non sembra particolarmente stanco. Ma come mi ricorda mia sorella, che sta a Chicago negli Stati Uniti, lei dice che più lavoro e più mi rigenero, quasi in una forma extraterrestre. Sono molto contento di adempiere a questa funzione, per la quale ringrazio i cittadini che mi hanno votato. 7 volte sono stato votato dai cittadini, ogni volta concludendo con una vittoria. Quello che assicuro ai cittadini abruzzesi è che non mi risparmio un minuto per dedicarmi contro i problemi degli abruzzesi. Quello che mi manca un po' adesso è il rapporto quotidiano con i cittadini, ma mi sto organizzando con una struttura di supporto all'altezza, in maniera tale che io possa incontrare tutti i cittadini che me lo chiedono. La cosa più impopolare che ha fatto? Il rispetto di una norma del 2001 che stabilisce la compartecipazione per le prestazioni riabilitative. Cosa manca che non ha fatto? Quello che voglio determinare adesso è un menù per l'attrazione delle imprese. Un menù che stabilisca convenienze e facilitazioni puntuali a favore delle imprese che devono investire. Ha trovato una regione peggiore di quella che immaginava? Io immaginavo una regione priva di organizzazione. Ho trovato una regione senza tradizione organizzativa. Io assicuro agli abruzzesi che questa regione meriterà e riceverà una grande formula organizzativa interna, dove ogni volta non sarà mai più come se fosse la prima volta. Ogni volta che accade un fatto, in passato e anche nei primi giorni, era come se fosse sempre la prima volta. Io assicuro agli abruzzesi che avranno una regione che risponde, che si fa trovare, soprattutto che è utile e necessaria. Il prossimo step fra 100 giorni ancora? Per dicembre noi tiriamo la linea rispetto alla legge di stabilità economica e finanziaria, daremo corpo alla prima attuazione del DPFR e poi voglio cominciare a inaugurare ciò che gli abruzzesi si attendono, per cui gli abruzzesi ci hanno votato. Chiodi ieri ha detto che questo non è un Abruzzo veloce ma è un Abruzzo fermo, lei cosa risponde? Che ho simpatia per Chiodi.